Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno. Il 3 agosto del 1974 Aldo Moro sale su un treno a Roma, alla stazione Termini, alle 19:58. Il treno deve partire alle 20:05. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti. Alle 20:03 due signori fanno scendere Moro da quel treno dicendogli che deve firmare dei documenti importanti. Trama nera, sol con te si fa carriera, trama nera, tu dai la felicità. Si salvò grazie ad una soffiata. Quella notte Moro doveva morire. Era sul treno Italicus, diretto in Trentino, atteso dai suoi familiari. Lo ricorda Gero Grassi, che propose l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre l'attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate. Peccato che il Capo dello Stato oggi abbia cambiato idea sul ruolo delle commissioni bicamerali d'inchiesta. Peccato che il Presidente, sempre attento alle ritualità su eventi funesti, abbia obbligato la ricorrenza dell'Italicus. Peccato che egli in tale circostanza abbia preferito occuparsi su come arrestare gli effetti della crisi climatica anziché su come far arrestare i veri esecutori e mandanti della strage dell'Italicus. Peccato, giacché gli imputati fascisti furono tutti assolti per non aver commesso il fatto. Mario Tuti. Lo stesso PM e le parti civili legate, diciamo, alle vere vittime dell'Italicus che chiedono la nostra assoluzione. Gli unici che chiesero la nostra condanna furono gli avvocati delle parti civili istituzionali, cioè Legione Emilia Romagna, Comune di Bologna. Perché il silenzio? Perché l'oblio? Perché non si tenne conto della testimonianza di due addette ad una ricevitoria del lotto che udirono una telefonata effettuata da una donna già vicina al PC e che lavorava con i servizi e che parlando di treni e di Bologna pronunciò la frase «Le bombe sono pronte». Perché sulle attività di costei il Presidente del Consiglio pose il segreto di Stato? Ma chi c'era a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Interno? Mariano Rumor e Paolo Emilio Taviani, entrambi antifascisti e partigiani bianchi. E tre mesi prima, quando ci fu la strage di Brescia, chi c'era alla guida dell'esecutivo e del dicastero dell'interno quando fu dato ordine al generale Delfino di far pulire con gli idranti la piazza per celare ogni traccia? Sempre gli stessi. Sono quelli gli anni in cui comincia a circolare lo slogan «Uccidere i fascisti non è reato». E infatti chi ha ammazzato i nostri ragazzi o non è stato perseguito o ha avuto condanne ridicole di pochi anni. Sento dire a piè sospinto che le sentenze vanno rispettate. Orbene, perché non si rispetta anche la sentenza sulla strage dell'Italicus che ha assolto i fascisti? Orsù, piantatela, sepolcri imbiancati!